Un Pescara Operaio passa per 2-1 allo Stadio dei Marmi di Carrara e dopo 180 minuti con il primato in classifica a punteggio pieno lancia un primo segnale al campionato. La testa è però già la gara con la Vis Pesaro, ma questa squadra dimostra di avere carattere. Il torneo è lunghissimo, ma l'Auteri Band sembra già essersi calata nella categoria. Allo Stadio Toscano il tecnico pescarese conferma il 3-4-3, ma cambia un attore in particolare rispetto al match con l'Ancona. In campo Clemenza per Chiarella, poi tutto come domenica scorsa. Ilianes non al meglio, va in tribuna. I locali guidati da Totò Di Natale rispondono con il 4-3-3, assenti nazionali Calai e Tuniov e gli infortunati Imperiale e Mazzarani. In campo i due ex biancazzurri Luci e Dombià. Si gioca in un pomeriggio estivo di fronte a circa 1000 spettatori, fra cui un centinaio di tifosi biancazzurri, alcuni arrivati con un tempo di ritardo. La gara nel caldo pomeriggio toscano si apre con i padroni di casa in avanti. Al quarto la squadra di Di Natale arriva ad un soffio dal vantaggio con il colpo di testa di Figoli, che su cross di Dumbia colpisce in pieno la traversa dopo un tocco di Di Gennaro. Al decimo minuto arriva la risposta ospite con un tiro a fil di palo di Clemenza. Al quattordicesimo il Pescara passa in vantaggio, punizione di Pompetti e palla a Frascatore che di testa colpisce la traversa con la palla che torna in campo e finisce a De Marchi, che di rabbia supera Vettorel. Carrarese 0, Pescara 1 e festa grande in casa abruzzese con la formazione ospite che dunque può sbloccare il punteggio. La Carrarese, dopo aver sfiorato il vantaggio, ora è sotto con i biancazzurri che riprendono ad attaccare sfiorando il raddoppio al 25esimo minuto con Clemenza che a due passi da Vettorel si fa respingere la conclusione. La squadra toscana soffre, rischia, ma al 34esimo con Battistella trova il pareggio con un gran gol del giocatore di proprietà dell'Udinese che dai 25 metri ne lascia scampo al portiere del Pescara. Tutto da rifare con il Delfino che accusa il colpo riprendendo ad attaccare e al 41esimo con Memushai si rende pericolosa la formazione ospite, ma la punizione dai 25 metri del giocatore albanese vede la parata in calcio d'angolo del portiere della Carrarese. In avvio di ripresa, Pescara in campo con tre nuovi attaccanti, ovvero Galano, Rauti e Vocic al posto di Clemenza, De Marchi e Dursi. Cambia tutto il reparto avanzato, il tecnico abruzzese. Al secondo minuto, marmiferi però pericolosi con Dumbia che manda il pallone dalla distanza di un soffio al lato. Tutto questo mentre entrano in curva un centinaio di tifosi biancazzurri con 45 minuti di ritardo a causa del traffico incontrato lungo il viaggio dall'Abruzzo in Toscana. Al 13esimo minuto Bocic, appena entrato, si infortuna e lascia il campo a Ferrari. Diventano così 4 i cambi fra gli ospiti, con la gara che però rimane molto equilibrata con le due squadre che si affrontano soprattutto a centrocampo. In campo accade così poco, con Memushai e compagni che faticano dalla cintola in su. Anche fra i locali arrivano sostituzioni tutte in attacco, con Di Natale che non si accontenta. Al 21esimo minuto, episodio importante della gara, con un tocco con la mano in area del neoentrato Pasciuti sul cross dalla destra, rigore che appare netto con Pompetti che si fa però irretire da Vettorelle che para la conclusione del giocatore pescarese salvando la sua porta. Un brutto colpo per il Delfino che però non demorde e riprende ad attaccare a testa bassa. I minuti trascorrono con la gara che non decolla. Negli ultimi 15 minuti spazio anche a Rizzo che prende il posto di Zappella con Auteri che passa al 4-3-3. Al 34esimo però Pompetti si riscatta dopo l'errore dagli 11 metri e crossa centro area per Memushai che da attaccante che non è, mette di testa la palla alle spalle di Vettorel. Traiettoria beffarda per l'estremo di casa e Pescara che trova il gol del 2-1. Biancazzurri nuovamente in vantaggio in un finale di partita molto nervoso e con i nervi a fior di pelle fra i giocatori delle due squadre. Al 44esimo Nzita già ammonito, si prende il secondo giallo e lascia anzitempo il campo con il Delfino in 10 negli ultimi minuti e con una grandissima sofferenza per la formazione del presidente Sebastiani che alla fine porta a casa 3 punti di platino che valgono il primato in classifica a punteggio pieno.